Bella a tutti ragazzi, come vedete siamo qui su One Piece Taizoku Mushu 3. Per chi mi segue già, sa anche sul secondo canale, sa che io ci ho fatto il gameplay di questo gioco. Qui chiaramente c'è una copia del gioco in giapponese, però vabbè, la carta e della pubblicità comunque di One Piece che fanno un po' vedere delle cose. E niente di speciale, diciamo. Però all'infuori di questo, oggi è uscito questo, che è lo stesso gioco. Adesso vi farò vedere la differenza che c'è tra uno e l'altro, anche, ma secondo me non c'è. Giusto il titolo qui, Taizoku Mushu, qua Pirate Warrior, però per il resto le copie sono uguali. Andiamo a fare l'unboxing di il gioco uscito oggi, adesso, comunque quando volete. Penso sia uscito oggi, sì. Ad aprirlo è un po' un casino. Allora, intanto, se qualcuno di voi vuole vedere il gameplay di questo gioco, vi linko qua sotto la playlist del mio secondo canale, dove faccio appunto gameplay, e ho fatto il gameplay completo di One Piece in giapponese. Ok, io lo sto aprendo con voi la prima volta, quindi non so. Apriamo e dentro, vabbè, una copia, qua c'è un codice che censurerò, però vabbè, e dei premi che si possono vincere, niente di che. Pensavo ci fosse qualcosina in più, invece non c'è veramente niente, c'è una copia del gioco, il codice da mettere dentro il Play Store lì, non so come cavolo si chiama, e niente. Comunque, almeno così uno può capire qualcosina, perché non si capisce proprio niente. Comunque, vedete, questi sono i personaggi: Doflamingo, Sabo, Law, Luffy. Qua ci sono. Comunque è molto bello come gioco, devo essere sincero, e segue la storia veramente come è fatta, perché nel secondo gioco che hanno fatto avevano stravolto la storia e non aveva assolutamente un senso. Allora, io spero che questo mini unboxing vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollicione in su, commentate, condividete se non siete iscritti, iscrivetevi e bella a tutti ragazzi. Ciao!